Siamo qui con Luca Ghezzi, candidato a questo primo turno delle primarie del centro-sinistra, secondo nella classifica finale di questa sera e quindi sfidante al secondo turno, al prossimo turno di domenica prossima. Luca, un commento alla fine di questa giornata. Una grande giornata, una grande partecipazione da parte della città di Cinisello Balsamo, più di 3.000 persone sono venute a votare per scegliere il nuovo candidato sindaco, un grosso risultato ottenuto da parte mia, grazie anche all'aiuto e al lavoro svolto dal mio comitato, che è stato un po' la parte interessante di questa esperienza. Un comitato che ha messo insieme sia persone del partito che persone provenienti dalla società civile, esterne ai partiti, persone che venivano dall'associazionismo, dal mondo del volontariato, in particolare dalle realtà cattoliche. Però devo dire che hanno svolto un grande lavoro, si è realizzata un'ottima simbiosi e sinergia con il gruppo del partito che mi ha sostenuto. Un messaggio per gli elettori perché tornino domenica prossima a votare e votino per te. Invito tutti quelli che mi hanno votato a tornare a votare, quelli che hanno votato i candidati che non sono stati ammessi al ballottaggio, comunque a sostenermi in massa, perché insieme riusciremo a costruire un progetto nuovo per la città di Cinisello Balsamo, un progetto basato sull'ascolto, quindi una nuova questione di metodo, che sviluppa la partecipazione e renderà, ai cittadini il desiderio e la voglia di tornare a interessarsi di politica.